Superman. It all started with a big bang. Dal 15 maggio è disponibile su Amazon Prime Video The Last Narc. È una docuserie in 4 episodi che racconta il rapimento e l'omicidio nel 1985 dell'agente della DEA Enrique Kiki Camarena. Mi ero dimenticata che c'è una festa di una mia amica. Italiana, ovviamente. Anch'io sono italiana, eh? Siamo arrivati alla 4ª stagione di Scam Italia. L'adattamento della serie norvegese narra le vicende di un gruppo di teenager della capitale affrontando temi importanti come l'identità sessuale, gli abusi e la religione. Il colore delle magnolie su Netflix è ispirata all'omonima serie di libri di Sheryl Woods. La storia segue le vicende di Maddie, Ellen e Dana Shu, amiche fin dai tempi del liceo, abitanti di Serenity, una cittadina del South Carolina. Le tre in particolare decideranno di aprire una spa per sole donne. Seconda stagione per Homecoming, disponibile su Amazon Prime Video. La serie, con Julia Roberts, segue le vicende di un'assistente sociale, Heidi, che ha lavorato ad una struttura volta a dare supporto ai veterani di guerra, specie nel passaggio dalla vita militare a quella civile. Il 29 maggio parte su Apple TV Central Park. La serie animata racconta le vicende di una famiglia di custodi che vive e lavora a Central Park a New York e finirà per salvare l'amatissimo parco e sostanzialmente anche il mondo. Chiudiamo con un'altra prima stagione, si tratta di Space Force, disponibile dal 29 maggio su Netflix. Il governo statunitense ha creato un sesto gruppo delle forze armate che dovrà eseguire operazioni spaziali e la serie racconta le vicende delle donne e degli uomini che si ritrovano alle prese con i nuovi compiti. Disco Radio.